siamo con Massimo Di Clemente, amministratore unico della squadra, dunque una stagione brillante che aspetta naturalmente riconferme per questa nuova stagione 2021-2022. Ma sicuramente la stagione appena trascorsa è stata una stagione storica per la città di Chieti, storica per il basket, perché abbiamo raggiunto degli obiettivi che non si erano mai raggiunti. Abbiamo cercato di ricostruire una squadra abbastanza omogenea, abbiamo lavorato tanto nei mesi anche prima della fine del campionato per cercare i giocatori giusti da mettere, così come il nostro coach e il nostro staff tecnico riteneva giusto porre in campo. Una squadra più lunga rispetto all'anno scorso con i cambi, una squadra fatta anche di tanti giovani, una squadra fatta con giocatori sui quali abbiamo puntato e che per noi dovrebbero consentirci di fare un campionato verso il quale ci avviciniamo sempre con l'idea di andare a traguardare il mantenimento della categoria. Speriamo di poterlo fare nei tempi giusti, così come è successo l'anno scorso, di poter poi magari anche prenderci delle soddisfazioni diverse che possono venire da un campionato, mi piacerebbe definire, scintillante. Vediamo un po' se ci riusciremo. E noi ve lo auguriamo. Naturalmente si pone anche la problematica della capienza dei palazzetti e questo è un problema che si potrà soltanto sciogliere quando ci saranno le decisioni del governo nazionale, però in attesa di queste risposte cosa si sta progettando, come ci si sta organizzando? Allora, purtroppo dopo l'anno horribilis che abbiamo vissuto l'anno scorso, io non voglio farmi delle facili illusioni. Al momento ci sarà il 25% di capienza disponibile, tutti con Green Pass, tamponati. Cercheremo di dare l'opportunità ai nostri tifosi, a chi ci è stato vicino lo scorso anno. Abbiamo fatto dei momenti di vicinanza al tifoso che non poteva essere al palazzetto. Abbiamo fatto la Founder Pack e vorremmo dire grazie a chi l'anno scorso in un momento particolare ci è stato vicino. Quindi stiamo studiando una serie di discorsi che possono essere in questo momento utili a far sì che finalmente i tifosi possano riabbracciare la squadra, ma dico anche finalmente i nostri ragazzi possano riabbracciare i tifosi, perché per loro è un discorso estremamente importante poter vivere il rapporto con chi è sugli spalti, con chi ci incita, con chi è vicino a noi in tutti i momenti. Grazie Massimo Di Clemente. Grazie a te.